Uno dei problemi che abbiamo con i social media può essere forse descritto in termini di cibo. A noi piace molto la cioccolata, però non ci dovrebbe essere fornita troppa cioccolata, perché troppa cioccolata fa male. Ugualmente ci piace molto socializzare, ma un eccesso di socializzazione può portare a delle disfunzioni, ad esempio in termini di mancanza di privacy o di cattive compagnie. Allora, la lezione che noi dovremmo un po' cominciare a cogliere è che serve tanta buona e ferma volontà nel resistere ad un'offerta che di fatto ci tenta moltissimo. Tanto più siamo tentati, tanto più sarà difficile e necessario esercitare la nostra educazione per avere un approccio sano ai social media e quindi a quel cibo, tra virgolette, che ci propongono, che ci piace moltissimo, ma rispetto al quale dovremmo seguire una dieta un po' più attenta. Ecco, forse la lezione che possiamo prendere dal passato è che siamo sempre stati a dieta senza volerlo. Oggi abbiamo tutto a disposizione e dovremmo essere a dieta volendolo.